Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. A detta di molti si tratta di un semplicissimo cappello, gli do ragione, ma che nasconde delle interessanti features. Insomma, è un berretto invernale alla fine di tutto, di colore nero, come tutti gli altri. Però il fastidio che proviamo quando indossiamo degli auricolari con sopra il cappello non lo toglie nessuno. Lo ammetto però, non risolveremo il problema, in quanto non sono del tutto comodi da indossare. Infatti i padiglioni auricolari, tra virgolette, che avremo alle nostre orecchie non saranno sempre allineati nel modo perfetto, però con una ventina di euro di più non possiamo pretendere e l'articolo è senz'altro interessante. Passiamo subito al contenuto della confezione, il quale è veramente basilare, avrà tre cose. Il nostro cappello, un piccolo cavo micro USB per caricare il nostro padiglione auricolare e un fogliettino con delle brevi istruzioni. Parentesi però da fare con le istruzioni, perché in questo caso sono davvero di vitale importanza per chi dopo una prima impressione non capisce bene come sia prima di tutto lavabile il materiale e poi come gestire il piccolo pannello di controllo. Ci torneremo dopo però, perché i pulsanti sono tre ma hanno diverse funzioni. Una piccola parentesi sul materiale del nostro berretto, diciamo che è composto al 100% in pile polare e nonostante la presenza della batteria non va ad appesantirlo, una volta indosso infatti è anche piuttosto leggero. I materiali tra l'altro saranno lavabili senza nessun tipo di problema, con l'attenzione però mi raccomando di rimuovere le due batterie poste ai lati del cappello prima di lavarlo. Un altro paio di caratteristiche al volo, Bluetooth 5.0, batteria da 200 mAh, ricaricabile in più o meno 2 ore, garantendo il funzionamento di altrettante 10. L'accoppiamento tra il cappello e lo smartphone invece è molto semplice e soprattutto veloce. Si terrà infatti premuto circa 4-5 secondi il nostro pulsante principale con il segno play, attendendo che le luci lampeggiano di rosso e blu. Ascoltiamo ora per pochi secondi una prova audio di come si sentono le cuffie, tenendo conto però che si tratta pur sempre di una registrazione. Infatti, una volta che terremo il nostro berretto indossato, si sentirà con una qualità nettamente migliore. Con le chiamate il discorso è praticamente invariato, la qualità di ascolto infatti è pressoché uguale. Il padiglione, facciamo particolare attenzione come dicevo a inizio video, possiede infatti dei pulsanti, saranno tre, con delle funzioni però diverse. Infatti i pulsanti con il segno meno e con il segno più, come abbiamo potuto vedere a video, avranno sia la funzione di passare avanti e indietro con la nostra canzone, ma anche di alzare e abbassare il volume. In pratica sarà tutto un gioco di pressione, tenendo premuto il pulsante per più di 2-3 secondi avrà una funzione, premendolo una sola volta ne avrà un'altra. Questa volta la recensione è stata rapida, chiaramente ci troviamo davanti a un articolo molto semplice, facciamo quindi un breve recap. Il berretto porta caldo, anche se con meno 2 o 3 gradi già un pochettino di freddo lo iniziamo a sentire. È l'inverno, ci dovremmo accontentare. I due fantomatici auricolari, come li vogliamo chiamare, insomma, hanno senz'altro un'autonomia molto apprezzata. 10 ore al giorno dovrebbero andar bene più o meno a tutti, immagino. Basterà ricordarsi di caricarli la sera prima. Si sente piuttosto bene, però su una metropolitana, chiaramente non essendoci la riduzione del rumore, non essendo degli auricolari veri e propri, soprattutto auricolari in-ear, le cose potrebbero farsi un attimino complicate. Ma quindi sono da comprare? Io le consiglio? Alle due domande io risponderei con un bel perché no. Evita chiaramente di dover indossare il nostro cappello e allo stesso tempo avere alle orecchie due auricolari.
I due non sono un buon connubio, ma questo cappello può essere senz'altro una discreta, una mediocre via di mezzo. In alcuni casi, se non c'è tanto rumore di sottofondo, è un'ottima soluzione. In descrizione infatti troverete il link per acquistarli ad Amazon.